basta soltanto pensare ai contenuti, oppure bisogna essere scrittori? Insomma, tutte queste domande e molto di più a Valentina De Poli. Buongiorno Valentina, prof, anche tu buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno, ma che meraviglia. No, tu che meraviglia, guarda anche che bella location. Tra l'altro, giornalista per oltre 10 anni, sei stata direttrice di Topolino, sei una delle maggiori esperte di fumetti in Italia, sei anche autrice del podcast Vita tra i paperi. Ecco, dopo essere stata in mezzo ai roditori, sei passata ai paperi. Sai tutto di me, qua c'è un microfono, è vero, è perché mi piace sperimentare tra tutte le possibilità che abbiamo a disposizione per comunicare, quindi quella della voce non era ancora stata sperimentata e sto cercando di vedere se il fumetto attraverso la voce può avere un senso, e quindi è una bella esperienza anche quella, sì. Molto bello, dire. Senti, adesso ci spieghi anche bene che cosa intendi, anche per cosa mettere la voce insieme alle parole, ma io ti volevo chiedere questa cosa, tu sai disegnare? Ecco, questa è la domanda che mi ha messo in imbarazzo negli ultimi 15 anni della mia vita, forse anche 20, perché da direttore di Topolino e prima ancora di Witch e di altri fumetti, la prima domanda fatta da chiunque, adulti, bambini, è sempre stata quella: ma tu disegni? E io ero sempre un po' in imbarazzo per dire no, non so disegnare. Allora scusate dalla regia, chiudetemi il collegamento, grazie Valentina per essere stata con noi, io vado avanti, scusami, ma come facciamo a fare dei fumetti? Si può allora fare di fumetto anche senza saper disegnare? No, mi sono impegnata per riuscire a scegliere i migliori talenti nell'ambito del fumetto, sia tra i disegnatori, sia tra gli scrittori, e per tirar fuori il meglio da tutti loro, perché comunque per quanto mi riguarda il fumetto è sempre stata una passione da lettrice, ma da subito, fin da quando ho letto il mio primo Asterix, ho avuto chiaro che questo linguaggio, questo modo di comunicare fosse potentissimo. E quindi ho detto, ok, non so disegnare, però voglio creare della comunicazione attraverso il fumetto, perché adesso ho citato Asterix, tu prima hai citato tra l'altro dei fumetti meravigliosi, e guarda caso avevo qui addirittura proprio un libro di Ciputi che pensate, tu hai citato. Ma guarda che meraviglia, adesso così vi è più chiaro anche a voi ragazzi a casa. Ecco, dell'emozione. Ed è veramente potente proprio perché ti dà la possibilità di comunicare tutto. Cioè, puoi fare dell'informazione, puoi comunicare le tue emozioni, puoi addirittura studiare. Tra l'altro adesso la rete ci mette a disposizione anche delle bellissime app e dei programmi per cui tu, tipo Pixton, per cui tu puoi anche studiare la storia e inventarti un fumetto per entrare. Cioè, il tema del fumetto è che puoi tradurre i tuoi pensieri o ciò che immagini dopo averli filtrati attraverso la tua mente e quindi poi ridarli, restituirli a un pubblico o anche solo a te stesso. Insomma, si può fare giornalismo anche con i fumetti. Allora, entriamo subito nel merito anche un po' su come si fa a narrare un fumetto, se sei d'accordo. Tu prima hai detto, che cosa difficili oggi. Allora, diciamo che la cosa fondamentale sono le idee, cioè ti deve venire un'idea. Senza un'idea, ahimè, non si riesce ad andare molto più in là. Però non è detto che sia così difficile trovare un'idea, perché insomma il mondo è complesso, noi siamo complessi, per cui basta soffermarsi un attimo e decidere che forse una qualsiasi delle cose che ci capitano nella vita vale la pena di raccontarla. Quindi l'idea può essere dedicata a se stessi, a un sentimento, a una storia, alla spiegazione di qualcosa. Ecco, quando c'è magari uno pensa che per fare un fumetto assolutamente deve applicare tutta la sua creatività, non è vero. Guarda, ci sono degli esempi per cui attraverso il fumetto vengono espressi dei regolamenti, cioè pensate addirittura ai manuali con cui noi normalmente cerchiamo di acquisire, non so, il modo per costruire un mobile. Ecco, a volte sono espressi in fumetti, lì non c'è necessità di aggiungere un'idea particolare, ti basta avere molto chiaro quello che vuoi comunicare. Quindi l'idea
ce l'hai, la trovi dentro di te, la trovi osservando, la trovi perché vuoi spiegare qualcosa, e quindi una volta focalizzata l'idea, allora poi si comincia ad applicare la tecnica. Guardiamo la slide 3 dove vediamo forse gli alleati, giusto? Che così capiamo anche un po' che cos'è questa sceneggiatura, che cosa sono le scritte, i balloon, anche il suono delle onomatopee di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato di poetica qualche puntata fa. Eccole qui. Guarda che bella, sì, allora, slide. Allora, questi sono gli che sono, diciamo, un po' la peculiarità del fumetto, perché il fumetto è un modo di comunicare che unisce immagine a parole. Parlando di immagine, parole vengono... Okay. No, Valentina, scusami che nel frattempo ti sei bloccata, frizzata ogni tanto col collegamento e quindi... ma adesso grazie, ti vediamo chiaramente. Quindi il balloon, tra l'altro avete parlato tantissimo di nuvole in questa puntata, per cui ritroviamo un altro tipo di nuvola, perché il balloon, la nuvoletta con cui normalmente si esprime un fumetto, è la parte fondamentale. D'altro si pensa sempre che questa parte debba essere messa dopo, ma quando uno fa un fumetto deve avere già nella testa quale sarà la posizione del balloon, perché il balloon è quello che esprime la parola e quindi... ti dà anche il tempo per cui se tu metti un balloon lontanissimo, sai che probabilmente la frase che il protagonista sta pronunciando starà arrivando molto lentamente. Quando ci sono dei dialoghi serratissimi e anche molto arrabbiati, puoi cambiare addirittura la forma del balloon, renderlo a stella oppure più marcato nel suo disegno, proprio per dare più incisività al messaggio, e magari mettendo un dialogo molto serrato con tanti balloon uno sotto l'altro. E questa è una peculiarità che è propria del fumetto, anche se prima nel video di Katy Perry qualcosa c'era, anche lei ha preso facendo il video. Quindi anche dalla forma del fumetto si può dare l'intenzione di quello che poi c'è scritto dentro. Sì. Senti, esatto. Valentina, scusa, visto che abbiamo ancora poi 2 minuti, perché noi vorremmo parlare ore ogni volta quando ci piace un argomento, ma il tempo televisivo stringe. Volevo vedere però, prima tra l'altro per sbaglio è passato un decalogo di regole che so che tu hai preparato per noi, certo, per scrivere un fumetto. Lo vogliamo dire ai nostri ragazzi che così magari oggi imparano a fare un fumetto, provano a fare un fumetto per la prima volta? Ti va? Certamente, perché a volte uno si può sentire perso, in realtà basta seguire questo diagramma di flusso, e per cui anche per è un po' simile alla creazione della mappa concettuale, no? Crei una scaletta, per cui l'idea si passa al soggetto. Il soggetto è praticamente un piccolo tema di quello che tu vuoi raccontare, scritto proprio come un lungo pensiero. Dopodiché c'è la sceneggiatura. La sceneggiatura è molto simile a quello che capita nel cinema, nella televisione. Si tratta di decidere quali sono le scene per rappresentare la tua storia, e all'interno di questa sceneggiatura vanno aggiunti e vanno pensati anche i dialoghi dei protagonisti. I dialoghi dei protagonisti possono essere per assurdo anche muti, però anche quando hai l'intenzione di raccontare un fumetto solo attraverso l'immagine, la sceneggiatura con questi finti dialoghi sulle intenzioni la devi fare lo stesso. Perché altrimenti non sai dove stai andando ti a parlare. Ti perdi la storia, certo. Sì, non abbiamo parlato con i tipi di testo, la scrittura dei testi nelle puntate precedenti, quindi anche il fumetto segue la stessa regola, non è che i disegni fanno eccezione. Inizio e una fine, dopodiché... E poi ci sono i layout per chi ha la possibilità di disegnare, ma io direi... E nessuno si deve sentire limitato, perché ci sono dei fumettisti oggi che si esprimono benissimo. Uno di questi, e credo che i nostri ragazzi lo conoscano, è Sio, cioè non fa dei disegni delle opere d'arte o chissà con quale tecnica, lui usa benissimo la tavoletta grafica e attraverso dei segni molto 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 semplici riesce a raccontarti delle storie che sembrano storie molto leggere, che fanno sorridere, ma dentro spesso hanno anche dei contenuti, per cui il disegno, il layout, e quindi è un po' la traccia a matita. Dopodiché la matita e la china diventano molto più definite per arrivare a quello che è
quasi l'esecutivo finale, per cui la bella sarebbe se noi parlassimo di cose solamente scritte, e poi la colorazione. La colorazione è un di più, non è sempre, cioè è detto che non è detto che debba per forza esserci, ci sono fior di fumettisti in bianco che e nero, da una bellissimi vita... anzi, certo. Anzi, a volte addirittura il tratteggio del nero senza colore viene valutato proprio come un molto un raffinato. Esatto. Allora, Valentina, guardiamo gli ultimi due perché ho 10 secondi, devo essere telegrafico, dobbiamo essere telegrafici. Guardiamo gli ultimi due, dalla regia se mi fate vedere gli ultimi due consigli per non lasciarci in sospeso. Il lettering... copertina di e la copertina è il titolo, perché molto spesso, e questa è una cosa un po' da direttore che mi è rimasta, si dimentica sempre di mettere un titolo alla propria storia, e invece nel fumetto è molto importante, cioè a differenza di un tema dove un titolo non lo esprimi, nel fumetto sì. E invece il lettering che cosa si intende? Cioè il carattere proprio? Il lettering sono le parole all'interno dei balloon, che una volta venivano scritte a mano, adesso naturalmente ci sono i computer. Poi c'è un'ultima cosa sulla quale vorrei puntare l'attenzione, perché è una cosa a cui nessuno pensa mai, e sono gli spazi bianchi tra una vignetta e l'altra, perché dentro quello spazio bianco in realtà, che sembra un vuoto, in realtà si svolge tutto, ed è il compito che noi normalmente da fumettisti lasciamo al lettore per immaginarsi cos'è successo tra una vignetta e l'altra, quindi metterci anche il sentimento, metterci il tempo e anche il confronto. Perché diciamo, Valentina, che si può dire che il fumetto lo scrive anche il lettore insieme al fumettista? Questa è la cosa più bella del fumetto, l'hai azzeccata subito, perché crea una perché complicità. Mi piacciono, guarda qui dalla camicia. Vale, sei una grande, grazie mille per essere stata con noi, veramente tantissimo. Sai cosa, dammi un titolo su tutti che non possiamo non sapere, telegrafica. Tutti che non può. Ah, mamma mia! Allora vado un po' pesantona su un manga che è la storia dei tre Adolf, perché parla della Seconda Guerra Mondiale e della tragedia del nazismo in una maniera pazzesca. Scusami, forse lo devo girare. La storia dei tre Adolf. Grande, che così abbiamo di nuovo ridetto quanto è importante anche l'arte, il fumetto, per conoscere e capire la storia e raccontarla. Grazie Valentina De Pali, grazie per essere stata con noi, veramente. E andiamo avanti, perché abbiamo parlato di fumetti, abbiamo parlato di come i fumetti si possano trasformare poi anche in cartoni d'animazione, ne abbiamo parlato prima e l'abbiamo anche immaginato con moltissimi titoli che avete sentito. E allora sono andato a Lucca Comics proprio a scoprire con un laboratorio speciale come si va dal disegno allo stop motion e quindi un po' all'animazione digitale.